Buongiorno, come state? Tutto bene? Allora, oggi è martedì 10 maggio, è martedì mattina, è il mio giorno libero, quindi io ne approfitto per fare delle commissioni. Proprio presto presto, sono le 8 e 10, sono appena parcheggiato qua dalle Leroy Merlin, ho lasciato Lorenzo al nido e ne approfitto appunto che lui è al nido e io sono senza bimbi per fare questa commissione urgente, ovvero devo scegliere e capire per queste piastrelle della cucina, perché manca pochissimo, mancano 2 settimane, non questo lunedì, quello dopo, il prossimo, il 23, ci montano la cucina, quindi deve essere il 23, deve essere tutto a posto. I programmi che abbiamo sono questo weekend qua, tra sabato e domenica, smontare tutta la cucina e quindi saremo da lunedì fino a lunedì dopo, cioè da domenica, da questo weekend fino a quando non ci montano la cucina, senza cucina. Quindi io mi auguro che Mondo Convenienza mantenga i tempi detti perché ci dovremmo organizzare. Ci faremo delle schiscette, ci faremo, ordineremo online, non lo so, vedremo un po' cosa faremo, ma saremo ufficialmente una settimana senza cucina, anche perché smontata la cucina avremo un sacco di lavori da fare. In primis mi toccherà pulire tutto dietro la cucina che ci sarà un blè, perché praticamente quella cucina è una ventina no, ma una quindicina d'anni tutta, perché quella cucina lì era ancora di mio papà quando abitavamo al piano di sotto, quindi la cucina ha almeno 30 anni, almeno almeno. Poi dal piano di sotto l'abbiamo trasferita al piano di sopra, quando io e mia nonna ci siamo trasferite su al piano di sopra, e quindi è lì ferma, immobile da almeno 15 anni, quindi non voglio immaginare cosa ci sia dietro. Secondo me ci sarà tanto da pulire. E soprattutto Adi ha già dato un'occhiata dietro la cucina, è pieno di buchi, ma buchi grossi nel muro, e quindi sarà tutto da stuccare, da dare il bianco. E poi il lavoro ufficiale che cerchiamo di capire è per le piastrelle. Adi vuota pannello, quindi attaccare un pannello dietro e stop. Io voto piastrelle, cioè togliere le piastrelle che abbiamo sotto e già che facciamo un lavoro unico farlo bene, quindi togliere le piastrelle e mettere le piastrelle nuove. Ci era venuto anche in mente di fare proprio solo una pulizia generale delle piastrelle e mettere solo la cucina. Potrebbe andare anche bene, vi dico la verità. Però appunto già che facciamo, che cambiamo tutto, tanto vale fare un lavoro bello, anche perché si spera di non toccare più niente per anni e farlo fatto bene, quindi cambiare proprio anche le piastrelle, anche perché probabilmente avremo solo il costo del materiale, perché poi il lavoro lo faranno lui e suo cugino. Magari ovviamente diamo qualcosa al cugino per riconoscere il suo lavoro, paghiamo il cugino, però non paghiamo proprio un piastrellista, eccetera, eccetera, quindi magari quello risparmiamo un pochino. Vediamo. Adesso, primo passo, andiamo da Leroy Merlin, così vediamo un po' i modelli, vedo i pannelli, vedo le piastrelle, eccetera, eccetera. Mi faccio fare un po' di preventivi e vediamo un po'. Poi giovedì, che ho il prossimo giorno libero, volevo andare da IKEA, perché da IKEA ci sono proprio i pannelli unici, che secondo me si risparmia un pochino. Vediamo, vediamo. Adesso, l'idea era quella di scegliere e fare già tutto oggi, però non voglio essere avventata. Oggi do un'occhiata, vediamo un attimino. Se trovo qualcosa proprio che mi rapisce, che mi ruba il cuore, magari è quello e stop. Però vediamo, tanto appunto abbiamo ancora, diciamo, questa settimana qua per scegliere. E quindi andiamo. Adesso magari mi prendo prima un caffè e poi entriamo da Leroy Merlin. Allora, qua ci sono tutti i rivestimenti,
L'unica cosa è che nessun rivestimento è liscio, sono tutti così, un po' in rilievo, che non mi piace molto. Più che altro anche poi per pulire, poi l'effetto non mi fa impazzire. Non mi piacciono, cioè ci sono proprio solo così, non ci sono tutti lisci, quindi devo cercare da un'altra parte oppure andare appunto sulle piastrelle, perché questi modelli non mi fanno impazzire. Ecco, prima vi avevo fatto vedere forse una piastrella di questo tipo, guardate che bella, tutta così anche in marmo, non sarebbe male. L'unica cosa che qua il top è sul legno, color legno, quindi l'effetto secondo me non ci sta neanche poi così male. Noi avevamo anche la possibilità di fare il top tutto in marmo, solo che era troppo caro, quindi no. Però anche l'effetto marmo non ci sta male, mi piace. E qua adesso è tutto un po' buio, però non mi dispiace. Fermata a fare una mini colazione, ho preso una brioche integrale al miele e un caffettino macchiato con un goccino d'acqua. Anche il marmo così non mi dispiace. Da un po' più sul dorato, visto che il top poi è in legno. Vabbè, a parte qua che ci sono i brillantini, però l'effetto non mi dispiace. Se no l'opzione sarebbe fare proprio tutto un rivestimento bianco così. Vabbè, qua questo qua ondulato no, però un rivestimento così, ecco, magari più grande, così che sia più omogeneo. Secondo me ci sta bene. Adi vota per una cosa tipo così, in legno sempre. L'unica cosa che non mi piace del legno è che noi abbiamo già il top in legno e a meno che non sia uguale, cioè si vedrebbe poi la differenza. No, non mi convince molto. Io andrei più su una tinta unica. Potrebbe essere anche un po' più scuro, tipo andare su questa tinta qua, cioè questo forse è troppo scuro, però magari una cosa di questo tipo, vediamo. Anche così non mi dispiace. Allora, rieccomi, aggiornamento a mezzogiorno e mezza, quasi l'una in realtà. Allora, ho appena parcheggiato la macchina e ho preso Lorenzino a scuola. Alla fine stamattina dalle Leroy Merlin non ho risolto, nel senso che i pannelli, alla fine i pannelli quelli da attaccare solo così, non li hanno. Il primo commesso che mi ha servito mi ha detto sì, guarda nella corsia accanto, non aveva tanta voglia di starmi dietro, però poi non mi trovavo. Sapete che vi ho fatto vedere tutte quei rivestimenti in pietra, in rilievo, che non mi piacevano. Ecco, non erano i pannelli quelli, assolutamente no. Ho parlato poi con un'altra ragazza, mi ha detto no, quelli non sono pannelli, noi non li abbiamo proprio, abbiamo solo le mattonelle normali. E quindi niente, oggi dalle Leroy Merlin si respirava una buona aria perché stavano litigando tutti tra loro i commessi. Vabbè, comunque,
non sono riuscita a risolvere. Ma sicuramente devo tornare comunque con Adi, perché io ci capisco, ma cioè io so scegliere magari una mattonella, però non so se poi in realtà ci possono essere alternative più economiche, quindi meglio che magari faccio un giro con Adi. Io speravo di trovare già il pannello, quello lì già pronto, giusto per avere un'idea. Però vabbè, vediamo. Adesso sono venuta qui al ristorante con mamma, che abbiamo preso Lorenzo al nido, e ci mangiamo una pizza, ci mangiamo qualcosina alla veloce. Lorenzo si è addormentato in macchina. Amore mio. Allora, sto andando a prendere Edo a scuola, Lorenzo è rimasto a casa con mia mamma, anche perché poi dopo pranzo ci siamo fatti un giretto qua su lungo Po. E adesso che sto andando a prendere Edo vi spiego meglio, perché prima stavo per entrare lì al ristorante e non sono riuscita a parlarvi bene. Comunque, allora, il primo commesso, appunto, come vi dicevo, mi ha detto sì, i pannelli sono nell'altra corsia, poi in realtà quelli non erano i pannelli che cercavo io. E da quello che mi ha detto la seconda collega, i pannelli che cerco io non ci sono proprio dalle Leroy Merlin, e quindi magari andremo con Adi da altre parti. Poi appunto, vabbè, è una roba che dobbiamo in realtà risolvere abbastanza in fretta, solo che vabbè, c'è bisogno di Adi, perché ho visto delle piastrelle carine. Io pensavo appunto sul bianco comunque, perché sennò poi troppi colori, c'è già il color legno del top. Non lo so, non vorrei andare a mettere un altro colore aggiuntivo che poi magari spezza male, non lo so. Però se non ci sono anche dei colori tinta unita, tipo sul beige chiaro. Beh, c'erano tanti colori in realtà che secondo me potrebbero andare bene. Colori abbastanza neutri, color pastello, secondo me ci stanno bene. Ma vi ho messo un po' di piastrelle che potevano essere carine. Fatemi sapere se ne avete addocchiato qualcuna che potrebbe stare bene. Ma cosa ti ha preso? Ma cosa ti ha preso mamma? Prego! Gelato di Spider-Man! Un po' com'è? Pieno di ghiaccio! Sì, è buonissimo il ghiaccio! Sembra proprio Spider-Man, fai vedere? Dove è la faccia, eccola qua. Agli occhi, agli occhi. Sta tutto il tempo con Edo, bello amore! Guarda che c'è gelato! Sei bravo, sei molto brava. Ma che belli questi due fratellini che mangiano gelato insieme. La prossima volta ne compro due, uno a testa. Sì, effettivamente. Arriva a reclamare la sua parte di gelato. Quanto successo a questo gelatino di Spider-Man? Sei un piccolo uccellino. Dai, è buono? È buono? Lori, dov'è Nini? Dov'è Nini? Vuole spingere la sedia, eccolo. Dov'è Nini? Non si può spingere la sedia, no. Spingiamo il carrellino, andiamo a spingere il carrellino. Vieni, dov'è il carrello? Ti ciucci il dito, Lori? No, si mette le mani in bocca perché stanno spuntando quattro denti. I molari, quelli molari credo siano, quelli al fondo. Piano, piano, cara Edo. Cara Edo. Allora, stavo guardando su internet le immagini dei dentini e Lorenzo effettivamente sta già mettendo i secondi molari, quelli dietro proprio, che danno come data d'uscita verso dopo i 20 mesi comunque. Lui ha fatto una crescita diversa perché praticamente... Vuoi acqua? Perché praticamente ha iniziato a mettere questi qua davanti, quindi ne ha 4 sopra e 3 sotto. E poi ho iniziato a mettere quelli dietro, quindi i canini mancano sia sopra che sotto. Boh. Solo che li sta mettendo tutti e quattro. Sì, arriva. Dicevo comunque che li stanno spuntando tutti e quattro questi qua dietro, quindi
A volte un po' nervoso, di notte si sta svegliando tantissimo. Da che non si svegliava più praticamente mai, a che si sta svegliando parecchio, però è così, è così. Speriamo che crescano solo in fretta, perché quattro tutti insieme, soprattutto quelli grossi dietro, è tosta. Infatti è già abbastanza tranquillo, essendo nervoso comunque già fin troppo bravo, non mi lamento, ecco, però ci sa che sia a volte un po' nervoso, soprattutto che la notte si svegli, vabbè. Comunque, per questa cucina adesso vediamo, adesso stasera ne parlo con Ari, vi faccio vedere tutte quelle le piastrelle che ho visto e vediamo. Ci sono delle volte in cui parto dritta per l'idea che lascio queste e le diamo solo una pulita, sono delle volte che invece dico no, vabbè, ma scusami, una volta che togliamo questa cucina, che smontiamo, che facciamo? Facciamo una cosa nuova una volta e basta. Vediamo, anche perché il tempo stringe, soprattutto se dalle Ruomeleno comunque ovunque vogliamo andare, poi dobbiamo ordinarle, ci dobbiamo anche sbrigare, perché tipo dalle Ruomeleno alcune piastrelle ci volevano anche 7-15 giorni per averle, quindi meglio che ci sbrighiamo. Adesso in questi giorni promesso che mi metto qua, perché questo weekend appunto non sono stata bene, quindi... ci ho messo un po' a recuperare, mi è passata la febbre, però sono sempre stata un po' fiacca, però devo svuotare questa cucina, mi devo sbrigare, e adesso magari giovedì vediamo se i bimbi, visto che i bimbi sono a scuola e io non lavoro, o vado da Ikea o svuoto la cucina, ma mi sa che devo prima svuotare la cucina, perché ce n'è. Ah, ce n'è tantissimo da svuotare, è pieno. Tutti gli scaffali sono pieni. Non vedo l'ora di fare la nuova dispensa. E non vedo l'ora che arriva la cucina. Speriamo, perché mi sono inserita nel gruppo di Mondo Convenienza, ve l'avevo detto. È un gruppo dove si parla soprattutto solo di Mondo Convenienza. E molti ne stanno parlando male. Dicono che arrivano in ritardo, pezzi sbagliati. Anche Chiaretta ha avuto dei problemi. Vediamo. Crociamo le dita e speriamo, proprio perché staremmo senza cucina già da una settimana prima, quindi spero che non mi lascino veramente a lungo senza cucina, perché dobbiamo cucinare, avere il frigo, mettere le cose in frigo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi crociamo le dita. Ci siamo trasferiti di qua in sala, perché Lorenzo è un periodo che vuole stare sempre sul divano. E comunque stanco, perché oggi, quando l'ho preso dal nido, ha dormito un po' in macchina, ha dormito un po' al ristorante, poi si è svegliato, quindi ha dormito pochissimo. Ed è stravolto questo bimbo, è da lì che guarda i cartoni. E comunque adesso mi è venuto un dubbio atroce. Adesso appena arrivo a casa Adi glielo chiedo. Perché adesso vabbè, il frigo ci possiamo arrangiare, il cibo ci possiamo arrangiare, ma la lavatrice... Smontando la cucina, la lavatrice continuerà a funzionare? Rimarrà il suo attacco oppure no? Perché io una settimana posso stare senza tutto, ma senza lavatrice no. La siamo di qua in camera, perché fra un po' faccio dormire Lorenzo. Tra l'altro a Torino è scoppiato un caldo tremendo oggi. E per fortuna, perché fino a ieri ha piovuto, ha fatto brutto. Oggi invece siamo tutti senza maniche, fa un caldo. Comunque Adi dice che la lavatrice funzionerà, tra l'altro sta facendo la centrifuga, fa un casino pazzesco, e dice che funzionerà, quindi va bene, perché se no l'alternativa era proprio smontarla cioè la domenica prima, cioè il 22, 21-22, però saremmo proprio a ridosso se poi capita qualcosa che... No, meglio non rischiare, quindi dobbiamo farlo comunque nel weekend, perché Adi lavora in settimana, quindi vediamo. E l'importante è che funziona la lavatrice, poi per il resto ci organizziamo. E niente, io concludo qua il video, spero che vi abbia fatto piacere e questo aggiornamento cucina, aggiornamento piastrelle, anche se in realtà non le abbiamo ancora trovate e non abbiamo trovato una soluzione, ma io tipo piastrelle. Cioè adesso pensandoci bene abbiamo appunto, come vi dicevo, optato per il pulirle bene, tenere quelle, il pannello, piastrelle. Io voto piastrelle. L'alternativa sarebbe il pannello, vediamo. Ci aggiorniamo
e ovviamente vi porto con me quando le sceglieremo. E niente, se avete qualche consiglio, se avete qualche parere, fatemelo sapere qua nei commenti. E niente, vi mando un grandissimo bacione e noi ci vediamo giovedì con un prossimo video. Ciao ciao!